scorso la valutazione degli apprendimenti alla scuola primaria non è più espressa con un voto, ma con un giudizio descrittivo. Quindi a gennaio 2021 le famiglie riceveranno un documento di valutazione in cui sarà riportato questo giudizio. Questa nuova valutazione è trasparente perché dettaglia gli obiettivi che sono valutati durante il quadrimestre, è positiva perché mette in evidenza ciò che l'alunno ha imparato e ne evidenzia i punti di forza e quelli sui quali bisogna ancora intervenire. Ed è formativa perché permette all'insegnante di adattare l'insegnamento ai traguardi che sono stati raggiunti. Cambia allora il documento di valutazione e la pagella che riceverete a gennaio. Per ogni disciplina saranno indicati gli obiettivi che sono stati oggetto di insegnamento e di valutazione durante il quadrimestre. Per ogni obiettivo sarà indicato un livello di raggiungimento, di conseguimento, avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione. E per ogni obiettivo saranno indicate la lingua o le lingue di insegnamento per questo obiettivo. Da dove arrivano gli obiettivi di apprendimento? Discendono dalle indicazioni nazionali per il curriculum, che definiscono i traguardi alla fine del ciclo di studi, quindi il profilo dell'alunno alla fine del ciclo di studi, e poi una serie di obiettivi di apprendimento che sono da conseguire entro la fine della classe terza elementare e entro la fine della classe quinta. Ogni scuola poi, a partire da queste indicazioni nazionali, scrive il suo curriculum, che potete trovare nel sito della vostra istituzione. Chi definisce i livelli di apprendimento? I livelli avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione sono definiti nell'ordinanza ministeriale 172/2020 e dalle linee guida ministeriali. Pertanto sono gli stessi in tutta Italia e si basano sui criteri di autonomia dell'alunno nella realizzazione del compito, la continuità, nella durata, nella realizzazione di questo compito, la tipologia della situazione, se conosciuta o non conosciuta, e le risorse mobilitate. Chi definisce le lingue di insegnamento? È il team docenti sulla base della normativa regionale in vigore. La normativa regionale prevede l'insegnamento delle discipline non linguistiche, quali matematica, storia, musica, per un 50% in francese e per una percentuale variabile, decisa dalla scuola, dell'insegnamento di queste discipline in inglese o in tedesco per le scuole della comunità Walser.